Serie B-Win, tutti i colori della passione. Ultima gara della Serie B-Win per questo 2010, penultima giornata d'andata. Al Del Duca l'Ascoli vuole trovare sotto l'albero 3 punti per allontanarsi dalla zona rischio, ma vuole la vittoria anche Azzori per la sua regina che ha ambizioni di Serie A. Castori per i bianconeri sceglie uno schieramento coperto, c'è il solo Lupoli in avanti, padroni di casa schierati con il modulo 4-5-1. Gli Amaranto rispondono invece con una squadra a trazione anteriore. Missiroli gioca a supporto delle due punte Campagnacci e Adigià. Atteggiamento che premia gli ospiti subito in vantaggio dopo 6 minuti. E attenzione a Missiroli che batte così il portiere dell'Ascoli, Guarna. E questa è la festa del capitano della regina abbracciato dai suoi, un gol a tutto da rivedere, un'azione nata proprio dal capitano degli Amaranto, qui lo scambio con Adigià e Missiroli che batte così il portiere dell'Ascoli, 1-0 regina in vantaggio ad Ascoli. La reazione dei padroni di casa con questo sinistro di Moretti che finisce alto. Al 12esimo un'altra occasione per la regina, un'altra bella azione, tacco di Micolucci per Campagnacci, para il portiere dell'Ascoli. Ascoli che attacca e qui spreca un'occasione clamorosa Lupoli, colpisce male, una ciabattata, il pallone finisce sull'esterno, da dimenticare anche questa conclusione del centrocampista offensivo Moretti, palla che finisce fuori, ma Azzori inizia ad essere preoccupato. Bello il colpo di tacco di Viola per Missiroli, un'altra conclusione dalla distanza, si supera il portiere dell'Ascoli Guarna e poi sale in cattedra Adigià che però sbaglia tutto nella fase di conclusione, sia con il destro ma anche quando viene chiamato a questo colpo di testa non riesce ad agganciare l'ex attaccante del Milan. Ascoli che finisce in avanti, c'è questo tiro di Moretti, Puggione devia ma Lupoli è in posizione di offside. Dentro Pederzoli e Mendicino nell'Ascoli che vuole portare a casa i 3 punti. Lupoli viene atterrato in area di rigore da Cosenza, rigore netto, se ne incarica proprio l'ex attaccante dell'Arsenal ed è 1-1, batte così Puggioni dal dischetto. Ecco inquadrato Lupoli, quarto centro per lui in questo campionato. Ascoli che continua a fare la partita, c'è questo sinistro in area di rigore di Mendicino, pallone che finisce fuori, poi ancora Lupoli servito magistralmente, Puggioni si supera con i piedi, che occasione sprecata da Lupoli. Ancora Ascoli in avanti con questa conclusione dalla distanza, Puggioni diventerà uno dei migliori in campo, poi colpo di testa di Missiroli, la prima occasione della regina nella ripresa. Ancora un minuto dopo Campagnacci al 73esimo, pallone fuori, gol sbagliato, gol subito, a 2 minuti dalla fine il pallone giunge a Giorgi che fulmina così Puggioni, 2-1 Ascoli e terzo gol in campionato per il centrocampista bianconero che si scatena con i suoi compagni. Rivediamo l'azione, Giorgi che viene dimenticato dalla difesa della regina, nel finale poi viene espulso per doppia ammonizione ma l'Ascoli riesce a tenere anche in 10 e conserva così questa importantissima vittoria, 3 punti pesanti. Ora la squadra di Castori raggiunge il quintultimo posto.